molto contento di essere qui questa mattina perché insomma dobbiamo anche dare evidenza, secondo me, di quello che stiamo facendo, che Regione Lombardia insieme a tutto il sistema istituzionale sta realizzando per difendere i propri cittadini. Noi crediamo moltissimo nella difesa del suolo, nel contrasto al dissesto idrogeologico, e lo dimostrano i numeri. Negli ultimi 5 anni questa regione ha messo a terra 1 miliardo di euro, pensate che cifra, una cifra impressionante, e lo abbiamo fatto lontano dal clamore della cronaca o dell'attualità, purtroppo, che abbiamo visto negli ultimi mesi con gli alluvioni che ci sono stati, il maltempo in Emilia Romagna, in Toscana, in Veneto, ma anche per certi versi qui in Lombardia. Quindi è stato fatto un grandissimo lavoro di prevenzione, di pianificazione, di progettazione e anche, devo dire, di convincimento di tutti gli attori in campo, perché poi gli ostacoli sono sempre tanti. Questo l'abbiamo voluto fare intanto perché abbiamo una regione molto solida sul piano strutturale, abbiamo, e io ho la fortuna di avere una direzione generale di persone molto competenti, oggi c'è qui il mio direttore generale, il dottor Naffi, ma anche il dottor Ceretti, che è il commissario straordinario sul dissesto idrogeologico, e l'ingegner Tolone, che hanno, diciamo, un po' la regia e il coordinamento di tutti gli interventi che stiamo facendo. E quindi la capacità non è soltanto quella di individuare le risorse, siamo la prima regione in Italia ad averlo fatto, non è soltanto la capacità di spendere le risorse, perché anche quando noi abbiamo dei fondi che arrivano dallo Stato, la nostra regione è la regione che più di tutte le altre riesce a spendere le risorse che ci arrivano fino all'ultimo centesimo, sappiamo che purtroppo non sempre è così, ma soprattutto abbiamo la capacità, grazie a delle professionalità molto importanti, di intervenire davvero laddove serve. Io ringrazio moltissimo il consorzio di bonifica Est vicino Ticino Villoresi, perché è uno dei consorzi oggi più operativi, che dà più garanzie, che ha dimostrato, grazie al lavoro del presidente Fogli e della dottoressa Chinaglia, di essere molto molto qualificati. Quindi quando noi abbiamo un soggetto attuatore come questo consorzio, siamo, diciamo, molto molto tranquilli.